solo per dire io un grazie sincero al comandante, agli agenti, a tutto il corpo della Polizia Municipale. Credo che c'è un impegno, una volontà, un piacere nel mettersi a studiare le cose, quindi nel confronto del dirigente il Comune di Vercelli è veramente riconoscente, perché c'è il piacere di operare con attenzione, con grande capacità professionale. Ci siamo impegnati molto sulle ordinanze del sindaco, abbiamo fatto tanti interventi, una grande collaborazione con le forze dell'ordine, abbiamo avuto il piacere quando è venuto il ministro dell'interno, quando siamo andati a Novara a dimostrare che cosa ha fatto Vercelli, quali ordinanze ha fatto Vercelli, come stanno procedendo le cose. L'amministrazione chiede sempre di più e ce ne rendiamo conto, come orari, come servizi, le disposizioni per quanto riguarda i servizi serali notturni, tutta una serie di necessità di presenza sul territorio, sempre in collaborazione, e il grazie va veramente sia al signor Questore, sia al comandante dei Carabinieri, sia alle altre forze, grazie al colonnello della Finanza. Oggi veramente ci fate tutti l'onore di essere qua con noi. Un paio d'anni fa ho fatto la storia di come i vigili, il corpo dei vigili è nato a Vercelli, come è stato uno dei primi corpi a essere riconosciuto con le patenti reali. Quindi abbiamo fatto anche una bellissima mostra l'anno scorso dei vestiti storici, stiamo restaurando una carrozza che trasportava i prigionieri. Insomma, abbiamo anche con il comandante delle iniziative che danno il senso dell'importanza. È vero che tante volte il cittadino si lamenta per aver preso una multa, si lamenta ingiustamente, tante volte è uno dei primi sentimenti, invece è proprio quella necessità di sentire il vigile come una persona amica, con la presenza sul territorio, così come avviene, cioè il vigile di prossimità, il vigile di quartiere. È stata un'esperienza importante che abbiamo fatto, e anche questa credo che debba continuare. Il problema di assumere per portare il numero degli appartenenti al corpo, un numero onorevole per poter coprire i servizi, è un impegno che abbiamo preso in questi anni. Venivamo da anni in cui non c'era stato nel modo più assoluto un reintegro del numero, ancora stiamo rincorrendo il numero ideale, credo che questo capiti, stiamo facendo il possibile per cercare veramente di poter distribuire, perché oggi come oggi il carico di lavoro è veramente pesante. Ce ne rendiamo conto, però tanti risultati sono ottenuti. Quando abbiamo le lodi per le iniziative culturali, dimentichiamo che dietro ci sono quanti altri settori. Quando abbiamo le lodi per iniziative che riguardano il commercio, quando abbiamo, ecco, io parlo delle lodi, poi quando ci sono le critiche, ecco, però il discorso è sempre un grande lavoro di staff, di collaborazione, di integrazione delle competenze. Devo dire che il Comune di Vercelli è fortunato avere dei dirigenti così preparati, e in particolar modo un grazie al comandante. Scusate ancora e scusate veramente per il ritardo, che più di così in limine, almeno portare il saluto. Grazie a voi tutti.